La storia di questo pianeta è molto strana. Ci raccontano che degli angeli decaduti fossero allontanati dal Padre. Questi angeli decaduti erano tali perché avevano fatto una scelta, sembra, e sto parlando di Sacre Scritture, penso che sia così. Questi angeli si dice che avessero peccato di orgoglio. Perché? Che cos'è questo orgoglio? L'orgoglio è che a un certo punto si sono visti così potenti, così luminosi, da pensare di potersi staccare, slegare dal Padre. Un po' questo che ci racconta. Determinando così le potenze angeliche in negativo, se vogliamo, le potenze angeliche nere contrapposto alle potenze angeliche bianche. Le potenze angeliche bianche dovrebbero essere coloro che lavorano al servizio del Padre, che si nutrono del Padre, che comprendono il privilegio, quello che vi dicevo un po' ieri, cioè capiscono che il loro privilegio e la loro gioia più assoluta è quella di fare la volontà del Padre, un po' come diceva Gesù nel Vangelo, un po' alla volta lo scopriremo anche noi. E questa, per esempio, vabbè, no. Se non ci si allontana troppo, ci raccontano questo. Poi ci raccontano che queste entità diaboliche, quindi a queste entità diaboliche, si sono trovate in un certo posto, è stato affidato a un certo tipo di mondo, guarda caso il nostro, che è la nostra storia. Uscendo da quel mondo, forse ce lo siamo anche un po' cercati, perché insomma il padre ci aveva detto, dal punto di vista simbolico, io, cari miei figlioletti, vi do tutto quello che volete, l'unica cosa, non toccate dall'albero della conoscenza del bene e del male. Non sto lì a perderci dalle ore, però sta di fatto che la prima cosa che siamo andati a fare è proprio quella di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. Queste cose sono reali, anche se sono storielle per bambini, perché come faccio a dire che sono reali? Perché guardando dentro di sé si vede proprio questo. È facile, forma facile, no? Però si può vedere con un po' di impegno l'orgoglio dentro di sé, dov'è? Non come zona fisica, ma dov'è? Dove risiede? Come si esprime? Noi siamo i figli dell'orgoglio. L'orgoglio è la nostra malattia fondamentale. Quindi si può anche lì vedere dov'è e capirne la profondità, e si può anche vedere la fortuna di aver fatto quel gesto, anche se quel gesto comporta milioni di anni, non so quanti, di sofferenza, perché l'idea che io non accetto più il Padre come mia guida è una delle cose più stupide che esistano, perché la mia vita, quindi ciò che io sono, deriva esclusivamente dal Padre. Allora, se io sono vivo adesso, questa cosa deriva dal fatto che qualcuno ha infuso le sue energie, la sua vita, il suo amore attraverso di me e attraverso tutti gli altri, e questa è la regola che mi permette di trovare la felicità. La via della felicità è permettere che questa energia scorra attraverso di me, rimanendo testimoni di ciò che accade e addirittura diventando sempre più consapevoli, diventare partecipanti di questo progetto divino. Insomma, un po' come se io all'inizio fossi una specie di burattino, come Pinocchio che improvvisamente prende vita e che un po' alla volta però posso acquisire una mia intelligenza, comprendere l'orgoglio, riavvicinarmi al padre, come il figlio prodigo, ancora una volta, che si allontana dal padre, che si trova nella disperazione più totale, che si trova a non poter mangiare neanche il cibo dei maiali, e che quando è lì, nella menta più assoluta, si ricorda che ha un padre da qualche parte, un padre benefattore, un padre amorevole che gli dà tutto quello che gli occorre. Vedete l'orgoglio? L'orgoglio è allontanarsi dal padre, come dire, voglio fare la mia vita, voglio fare la mia storia, voglio fare, perché io sono io e voglio sviluppare il mio io, e questo è l'orgoglio. Allora, se fosse così, ed è così, se si guarda bene poi si è in grado di vedere all'interno, perché Matrix poi è tutta una parte di noi all'interno, quindi si guarda all'interno e si vede all'esterno. Se fosse così, c'è un problema enorme. Qual è questo problema enorme?
se queste entità si sono staccate dal padre, ma se la vita arriva solo dal padre, come fanno a vivere? Lo ripeto, sono un angelo decaduto. Rifiuto la vita del padre, ma se rifiuto la vita del padre muoio, perché solo dal padre deriva la vita, anche se sono un essere potentissimo, anche se sono un arcangelo, anche se sono... Però, tanto più so che la vita arriva dal padre. Se mi stacco dal padre, non ho più la vita. Questa vita, un po' alla volta, scivola di fuori di me e io muoio. E nessuno in questo universo vuole morire, insomma. Se c'è un po' di intelligenza, uno dice, vabbè, vediamo un po', sono qua. Cerchiamo di approfittare della vita, di come questa vita si esprime. Allora, tutto il dramma del nostro pianeta, l'origine di Matrix, deriva dal fatto che chi rifiuta di nutrirsi dell'energia del padre, si deve cominciare a nutrire dei surrogati dell'energia del padre. Cioè, se rifiuto di vivere, di respirare l'energia del padre, devo trovare la stessa energia, perché è energia vitale, in un altro modo. Non la posso più prendere in verticale, ma la posso rubare in orizzontale. Gli esseri umani sono la categoria di essere vivente nell'universo che la categoria più adatta a trasformare l'energia divina in energia diabolica. Un essere umano cresce, ha la vita che scorre attraverso di sé, l'energia del padre scorre attraverso, un giorno gli prende una crisi di nervi, un giorno gli prende una crisi di gelosia. Un giorno gli prende una crisi di odio. Cosa succede quindi? Come fa ad avere questa crisi di odio? Questa crisi di rabbia? Lo può fare solamente attraverso e grazie all'energia del padre. Non esiste altra energia, esiste solo l'energia del padre. Cosa vuol dire? Immaginate quindi qua un uomo, questo riceve dall'altro energia divina, entra attraverso il suo essere psicofisico, rabbia, odio. Allora questa energia che ha un certo grado di purezza si trasforma al suo interno come se fosse una macchina, l'essere umano, in grado di trasformare la luce in spazzatura. Allora arriva questa luce, questa crisi di nervi emette delle vibrazioni che sono fatte della sostanza del padre, quindi la sostanza pura, ma che sono state trasformate dall'essere umano in qualcosa di più denso, in qualcosa che può essere assimilato da queste entità che si sono staccate dalla fonte. Se non si può più mangiare alla mensa del padre, si mangia alla mensa dei poveri. Dei poveri, nel senso che capite. E tutto qua la storia di questa umanità bistrattata, no? Quindi noi siamo in questo protettorato, in questo continente particolare dove ci sono queste forze di... E questo è quello che ci racconta le nostre storie, le nostre tradizioni religiose, i nostri miti. E quando si guarda dentro si vedono, perché poi se le cose esistono fuori sono sempre anche dentro, sempre anche dentro. È vero o no che quando io ho una crisi di rabbia e questa cosa la potevo fare o potevo anche non farla, posso usare la mia energia creativa per fare delle cose belle, per riempire il mondo di bellezza, oppure posso usare la mia energia creativa, l'energia che il padre mi dà per creare spazzatura. Ed è quello che quotidianamente noi facciamo. Allora, queste entità non si possono nutrire dell'aspetto più elevato, quindi delle emozioni superiori, dei nostri pensieri più elevati, perché li hanno rifiutati, perché si sono tagliati, perché riconoscono in quello un diavolo, per così dire. Non si può nutrire di compassione, perché è agli antipodi, perché rifugge dalla compassione, rifugge dal perdono. Quando Gesù andava in giro e incontrava dei posseduti, gli uomini non lo riconoscevano mica che era Gesù, eh? Ma chi c'era dentro sì. È molto divertente questa cosa qua. Cioè, Gesù va per le strade, voi andate, Gesù in un mercato, voi andate nel mercato, e chi lo sa chi è Gesù in mezzo a quelle 1.000 persone? Ma i diavoletti che avete dentro, quando si avvicinava Gesù, incominciavano a scalpitare. E
si può ben immaginare che a quei tempi queste persone rimanessero sorprese, cioè vedevano che all'interno di sé c'era qualcosa che reagiva. È interessante, è divertente questa cosa qua. Subito se ne accorgono e le entità parlano con Gesù. E mi immagino quello che c'ha l'entità dentro, che dice: cosa sta succedendo? Chi è quello lì? Perché non hanno la minima idea. Allora, beh, ci sono tante cose da dire. Ma allora cos'è Matrix? Matrix è questo sistema che obbliga gli esseri umani a sviluppare cose pesanti, a sviluppare emozioni pesanti, a sviluppare pensieri pesanti che siano da nutrimento a coloro che non si possono nutrire con altre forme di cibo. Per cui ogni volta che un essere umano prova un'emozione superiore è fuori da Matrix in quel momento, non nutre Matrix e Matrix si dispera perché sente la sua fine vicina. Ogni volta che un essere umano cade in questa trappola, che utilizza le energie divine per criticare qualcuno, per andare addosso a qualcuno, per discriminare qualcuno, quello è Matrix che vince. Ecco cos'è Matrix, è questo sistema, è questo sistema. Allora, è un sistema esterno, è un sistema interno? L'interno sicuro, perché io guardo, mi guardo dentro e vedo questo, vedo questo, vedo che posso produrre due forme di energia. Vedo chiaramente dentro di me ciò che appartiene al mondo della luce e ciò che appartiene al mondo dell'ombra. Lo vedo. Lì, tutti quanti voi con un po' di lavoro potete farlo, vederlo. Forse già lo vedete facilmente, perché non è difficile. No, bisogna comunque fare un lavoro per vederlo, perché Matrix è già talmente confuso che bisogna un po' discriminare all'interno di questo mondo. E se ognuno in questo universo si nutre di qualcosa, bene, ci può essere benissimo chi si nutre dei nostri aspetti più pesanti, dei nostri aspetti più grossolani. Questo è Matrix. Allora, dato che sembra essere questo un momento evolutivo in cui ci dovrebbe essere un passaggio importante verso la luce, verso un altro tipo di consapevolezza, tutte queste forze, e sono non solo quegli angeli decaduti, ma tutte quelle forme di pensiero, quegli esseri umani che nel corso dei millenni, di centinaia di milioni di anni, hanno comunque creduto che quella fosse una via, perché si può anche cadere in questa trappola. Si può cadere in questa trappola, si può cadere nella trappola in cui anche un essere umano può pensare che sia una buona cosa staccarsi dall'energia del padre per entrare nel mondo di Matrix, dove esistono alcuni poteri particolari che possono essere sviluppati nel mondo materiale. Cioè Matrix ha il potere assoluto nel nostro mondo materiale, può fare quello che vuole. Queste entità possono fare quello che vogliono sul piano materiale. Ecco quindi che c'è chi è disposto a vendere la sua anima in cambio di qualche cosa. Cosa significa? Significa rinunciare a vendere la propria anima, significa credere, perché poi non si può fare, ma credere di rinunciare a ricevere la luce, perché quella luce viene percepita, non essere non troppo consapevole, come sofferenza continua. Mentre invece il mondo dell'ombra può essere percepito come il mondo che può soddisfare tutti i tuoi desideri. Ecco la via maschile. Se scegli il mondo dell'ombra puoi essere ricco, puoi avere tutto quello che vuoi, insomma, sul piano fisico. C'è un piccolo problema però, che una volta finita l'esistenza diventi uno schiavo di quel sistema. Beh, qua vedete c'è molto da dire. Però è possibile che un essere umano possa cadere in questa trappola. Numero 5 secondo me non è possibile, perché è talmente, quando sei in un'emozione superiore ti rendi talmente conto di cosa sia lasciar scorrere attraverso di te l'energia del padre, che l'idea di abbandonarla per avere una fidanzata che ti ha lasciato, cioè voglio dire, perché di solito no, mi ha lasciato, farei qualunque cosa per riaverla, e arriva lì un diavoletto e dice: metti una firma qua, fai una piccola punturina col sangue, metti una croce qua, sei a posto. E lei torna, perché Matrix ha questo potere di incantare le persone, questo potere di costringere le persone se vuole, e nessuno di noi è immune. Se Matrix si mettesse in testa di prendere uno di noi e di lavorarci su, sarebbe un disastro. Fortunatamente passiamo inosservati e così via. Allora, l'ex fidanzata di cui siamo tanto innamorati al punto di rinunciare al padre torna. Qual è il problema però? Che non torna di sua spontanea volontà, ma torna come una specie di ebete.
queste sono le fatture, no? Queste sono le, tutto quel mondo lì che funziona, è un mondo che funziona. Ma in quel mondo si perdono solo quelli che non hanno la visione oltre il loro naso, perché sennò è impossibile, assolutamente impossibile. A parte che il fatto che la fidanzata se ne vada al numero 5 non mi fa né caldo, né freddo, né tiepido. Però invece è una cosa che provoca dei sconquassamenti generali a livello numero 4, la sofferenza è tale perché si frantuma il guscio, perché sapete quante identificazioni verso il partner? Tutto pieno il guscio, quindi il guscio si spacca, entra la luce, entra la libertà finalmente, il che non vuol dire lasciare il partner, vuol dire stare con lui in un altro, cioè con altre intese, no? In un altro modo, non più per identificarsi, per paura di restare da soli, tutte queste cose che conosciamo bene, ma finalmente per fare una coppia di un altro tipo, una coppia che non sta insieme più per la paura, che non ha più la paura di perdere l'altro, ma che vive nella gioia dell'istante dello stare insieme. Allora, chi può cadere in questo tranello? Ho fatto l'esempio della coppia, ma insomma anche il denaro, il potere, per esempio. Matrix può dare potere? Sì, può dare quello che noi chiediamo. Il prezzo è altissimo però. E poi se ci pensiamo bene, i vantaggi che noi otteniamo attraverso Matrix sono effimeri, questo è chiaro, ma ridicoli in sé. Mi regali un castello, devo rinunciare alla mia anima, devo rinunciare a guardare negli occhi Miri e con amore perché tu mi regali un castello, cioè devo rinunciare a ciò che il padre, a tutte queste, quando uno conosce questa pienezza di cuore, no? La sovrabbondanza cardiaca, quando mai baratterebbe qualche cosa per avere un'automobile, cioè non so cosa vi può regalare Matrix. E queste sono le tentazioni che Gesù ricevette, che erano tentazioni particolari su cui lavoreremo. Però nel mondo 1, 2, 3, anche nel mondo 4 queste cose possono accadere perché non si conosce ancora, si è ancora staccati da quella che è la realtà, non si capisce ancora che l'unica fortuna, grande privilegio che abbiamo è che attraverso di noi scorra la vita. Invece fino al numero 4 le persone si chiedono, sì ma la vita è mia, la gestisco, cioè la vita è mia, la gestisco come voglio. Beh, che se ne frega, vuoi gestire tu la tua vita, va bene, rinuncia a quella vita, ti devi nutrire come i vampiri, devi succhiare la vita da qualcun altro, perché tu l'hai, non ce l'hai più. Questa è Matrix come immagine. Poi Matrix è tutto questo mondo, tutto il mondo che riguarda i tre piani inferiori della personalità, quindi il piano fisico, il piano emotivo fino a un certo punto, il piano mentale fino a un certo punto, che sono materia del protettorato di Matrix, del mondo di Matrix, è la loro materia, il loro regno, e l'inferno è ancora il loro regno, quindi anche quando si muore si è ancora in Matrix, se non si sa come uscirne. Resti in Matrix, magari non so, per quanto tempo, non so. Poi questa cosa finisce chiaramente, ma l'impressione che hanno le persone quando vanno nell'inferno di Matrix è che sia eterno, perché? Perché quando entri non hai più i punti di riferimento del mondo fisico, entri in un mondo che ti sembra eterno, perché esiste solo il qui e ora, quando esiste solo il qui e ora sei, hai dei grossi problemi, perché il futuro è già qua, è strano, ma lì proprio è impensabile, il futuro è impensabile. Quando si esce dal tempo considerato dal punto di vista terrestre, pensare a un futuro non ci si riesce, per cui sei in un momento di grande sofferenza perché stai bruciando tutte le tue scorie alle quali avevi fatto affidamento e entri in pieno nella legge di compensazione, in pieno, perché il mondo di Matrix è la legge di compensazione. Cosa vuol dire questo? Che arrivi all'inferno e l'inferno ti propone anche qualche cosa, una specie di droga per ricambiare la tua, è un po' come se tu volessi servire un diavolo, ti ricambia ma sempre sul piano di Matrix, un po' come se fosse una droga, un po' come se fosse il piacere legato al mondo di Matrix. Puoi avere tutto su questo piano, ma il meccanismo è perverso, perché la legge di compensazione determina che ogni cosa che ottieni su quel piano la paghi con una cosa
uguale contraria in sofferenza. E come funziona la droga? Qui andiamo avanti tutta notte. Vabbè, lasciamo perdere, basta. Una domanda. Lì c'è una domanda. Sì. Penso si riferisca agli angeli che ha nominato all'inizio. E perché il padre non li perdona e non li accoglie di nuovo? Ma tesoro. E il padre è sempre lì che li accoglie, sono loro che non ci vogliono andare. Cioè, uno è terrorizzato. È come dire a un drogato, dice, ma perché non smetti di drogarti che ti fa male? No? Dice, perché... Chi ha fatto la domanda? Sì. Quando sei lì dentro, cosa... Non è, capito, vai dal fornaio, dice, mi dia un po' di farinata, poi vai a casa, no, non ti ho chiesto la farinata, allora cambio idea. Non è così, è tutto un mondo, si crea tutto un mondo, e la legge di compensazione ti porta sempre più in basso, per cui il padre sembra sempre più lontano, ma tutti sanno, vuol dire che in realtà basta che chiunque di noi, in qualsiasi istante, per un attimo, si metta in contatto con la sua luce, in un momento di perdono, in un momento di comprensione, finisce tutto, scompare tutto, perché quell'attimo di emozione superiore ti spara nel mondo reale, ti spara nel mondo della luce. Cosa che è facile a dirsi, ma quando sei nel mondo della confusione, nel mondo del nero, nel mondo della pesantezza, è dura, perché entra in gioco proprio un meccanismo di tipo, proprio come la droga, di tossicodipendenza, funziona proprio così. E quando sei in uno stato di tossicodipendenza, chiunque ti può guardare negli occhi e dire, ma perché non smetti? Cioè, non fa una piega il discorso. E l'altro ti dice, sì bene, smetto adesso, ma non esiste questa cosa. Eppure, è vero. Se voglio, cioè, se, dal punto di vista teorico è vero. Sto male per la droga, smetto adesso, finito. Dal punto di vista teorico è vero, ma dal punto di vista pratico è quasi impossibile. Specialmente in quel caso dove i problemi sono, il problema della tossicodipendenza rapportato a quel tipo di vita è centinaia di volte maggiore. È difficile togliersi da quella trappola, perché ogni volta che ci si concede una pausa in quella trappola e ogni volta che si entra perlomeno nel mondo del piacere, perché a livello diabolico c'è solo il piacere e il dolore, le emozioni superiori non ci sono, non esistono. Allora, quando ci lascia andare a piacere è anche, insomma, un po' di liberazione. Cioè, un tossico che sia a gravi livelli, beh, si fa una dose e torna un po', oh, respiro, vedete, respira. È infelice e distrutto, però almeno dice, ah, almeno respira. Ben sapendo che comunque, una volta finito l'effetto di quel respirare, di quel rilassarsi un attimo, la crisi diventa sempre più profonda, sempre più devastante. Questo lo sanno, però è facile togliersene. Bisogna conoscere queste cose e non entrarci, perché una volta che ci si entra diventa una spirale discendente dalla quale diventa sempre più difficile uscirne. Allora, adesso vi ho fatto l'esempio di un tossico che è comunque qualcuno che è incarnato e che la cui storia dura qualche anno, ma se ci sono esseri lì dentro da migliaia di anni, conoscono solo quello. E diventano sempre più... Vabbè, ve ne parlerò un'altra volta. Comunque sì, è vero. La domanda è giusta. Se trovo in tutto questo disastro una frazione di secondo in cui chiedo al padre di riprendermi, è finito tutto. Ci mancherebbe. Arriva subito qualcosa di luminoso e dove c'è la luce l'ombra scompare. Poi però ci vorranno probabilmente 1000 anni di clinica per rimettere a posto, perché sono situazioni così. Anche una persona che sia tossicodipendente qui va di là e non è che è tutto finito, perché vive in un mondo irreale e anche di là avrà bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui per lungo tempo, perché ci sono cose che segnano i nostri, non solo i nostri corpi che abbandoniamo, ma anche tutto il nostro essere interiore. Perché per esempio la droga, faccio questo riferimento perché è più comprensibile, allontana completamente dalle emozioni superiori. Uno ammazzerebbe sua nonna per rubargli la pensione. Immaginiamoci le emozioni superiori. Mia nonna in fondo però è una brava
donna, insomma, provo tenerezza per lei. Non esiste, la strozzo, le prendo la pensione, vado a farmi una dose e poi si vedrà. Scompare il mondo della tenerezza, del perdono, non si può neanche parlare, non esiste più, non c'è più niente. C'è solo la devastazione più totale. Devastazione che ha delle leggi che tirano verso il basso, perché forse è devastazione che poi uno schiaccia un pulsante e se ne va, no? Ma tirano sempre più verso il basso. Il mondo degli inferi è un mondo che precipita verso il basso. È una situazione drammatica, è una situazione pesantissima, è una situazione di disperazione. E noi viviamo in questo mondo.